Salve. Oggi parleremo del progetto di attraversamento di Doha Shark in Qatar da 12 miliardi di dollari, precedentemente noto come il programma di Dubai Crossing. Sta procedendo con l'assegnazione di un contratto di 185 milioni di dollari da parte di Ashghal Afloor Corporation, con sede negli Stati Uniti, per la gestione dei programmi e servizi di supervisione delle costruzioni. Il progetto di attraversamento comprenderà tre ponti interconnessi da tunnel sottomarini. Progettato dallo spagnolo Santiago Calatrava, la traversata comprende tre ponti tra 600 e 1310 metri, che collegano il nuovo aeroporto internazionale di Hemad con il distretto culturale della città di Qatar, a nord e alla zona commerciale centrale di West Bay. Il contratto è stato firmato di recente da entrambe le parti che Herald Online ha segnalato. Il progetto attraverserà la baia di Doha e comprenderà sezioni di ponte interconnesse da un tunnel a tubo immerso per creare un nuovo passaggio sotto le acque della baia di Doha. Il completamento del sistema è richiesto entro il 2022 per sostenere la preparazione dell'evento della FIFA dei mondiali. Siamo estremamente orgogliosi di aver scelto di lavorare fianco a fianco con Ashghal per sviluppare e supervisionare questo progetto storico che contribuirà a trasformare il paesaggio di Doha. Herb Morgan, leader della linea di business per Flower, infrastrutture, è stata citata da Herald Online. L'esperienza strategica di gestione dei programmi di Flower in Medio Oriente sottolinea il valore che apportiamo ai nostri clienti in importanti progetti di trasporto e infrastrutture come Shark Crossing. Il progetto sarà condotto dall'ufficio di Flower a Doha con il supporto degli uffici di Abu Dhabi e Greenville, South Carolina. Una squadra si è già mobilitata sul campo e sta supportando il cliente nel progetto. Il programma di attraversamento dovrebbe essere completato entro il 2019 e il 2020. Fa parte dei massicci progetti di sviluppo delle infrastrutture di Ashghal. Per oltre 100 anni, Flower Corporation ha collaborato con i propri clienti per progettare, costruire e mantenere molti dei progetti di capitale più impegnativi e complessi del mondo. L'azienda, che ha una rete globale di uffici in 6 continenti e oltre di 40.000 dipendenti, offre servizi nei settori dell'ingegneria, dell'approvvigionamento, della costruzione, della manutenzione e della gestione dei progetti. Flower serve una base di clienti globali nei prodotti chimici, energetici, governo, infrastrutture industriali, operazioni e manutenzione, miniere di produzione e scienze naturali, settore dell'energia e dei trasporti. La sede di Flower si trova ad Irvine, in Texas. Flower si classifica al 110 nell'elenco Fortune. Nel 2012 ha registrato oltre 27 miliardi di dollari di entrate.
Se vi è piaciuto questo video, condividi con i tuoi amici e non dimenticarti di iscriverti, schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato. Grazie, alla prossima! I'm not going to do that.